so che deve essere entusiasta perché noi siamo arrivati ad Olbia, ma non ho dormito tutta la notte, quindi andiamoci a prendere almeno un caffè da iniziare bene la giornata. Piede sul terreno sardo e fare una bella colazione di quelle sostanziose. Grazie. Buongiorno. Non ho ancora dormito, quindi non puoi dire. Ora con la colazione fatta si ragiona un po' meglio. Buongiorno. Buongiorno. Che faccio la sconvolta? Ho sonno e ho fame. Andiamo a cercare un bar. Adesso noi facciamo colazione e poi l'obbligo a comprarsi la scarpa. Sì, no, shopping meglio di noi, vi facciamo vedere qualcosa di più bello. Liguria. Chi mi ascolta dalla Liguria? Queste sono brioche cotte senza glutine. Esistono. Potreste usarle anche voi nei pan. Ok? Grazie. Ok, vi abbiamo portato ad Arbatax, che è una frazione di Tortolì, per vedere le rocce rosse. Una struttura così che sorge dal mare, fatta di porfido rosso, di grande impatto visivo. Dalle rocce rosse abbiamo fatto un po' di strada in macchina, siamo saliti su un sentierino sterrato per arrivare alla torre di San Gemiliano. In teoria dovrebbe essere un posto abbastanza panoramico, scopriamolo assieme. Che facciamo? Io ho paura. Saliamo? Dai, magari ne vale la pena. Andiamo fino in cima. 3, 2, 1. Primo piano raggiunto. Si può ancora andare oltre. Beh, il panorama merita, eh. Wow. Spettacolo però. Salutino. Questo è l'ultimo piano della torre. Non mi aspettavo che si potesse salire fino a qua. È davvero bello. Davvero, davvero molto bello. Thank you.
ti discende. Proprio carino. Buongiorno! Benvenuti nel terzo giorno in Sardegna. Oggi andiamo a vedere qualcosa di molto particolare. Si chiama? Cortes Abertas. Ciao! Ci sono anch'io! Si chiama? Atriei. Come si chiama, Maria, questo posto, cioè questo evento che andiamo a vedere? Cortes Abertas. Cortes Abertas. Meglio di come lo dice lei, non lo dice nessuno. Proviamo a tornare a Triei, dato che oggi a pranzo c'è andata un po' male, praticamente la fiera non era ancora pronta, vediamo se stasera c'è un pochettino più di vita. Andiamo a vederla insieme. Caldo appena fatto, molto buono.